Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Un saluto da Piero Gipardo, lo Staub Center di Los Angeles è il teatro della sfida che sta per avere inizio. Non cambiare canale, mi raccomando. Ehi hey Pier, ci sono anch'io, eh? E ciao a tutti e benvenuti anche da parte mia. Tutto pronto per la sfida tra Los Angeles Galaxy e Real Salt Lake. Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Vincere oggi permetterebbe di raggiungere una posizione di classifica più consona alle loro aspettative di inizio stagione. Andate fin qui in parte deluse. Ecco lo schieramento alle padrone di casa. A giudicare da quello che vedo, direi che hanno scelto il più classico dei 4-4-2 per il match di oggi. Modulo sicuramente tra i più utilizzati in assoluto, ma che si presta a parecchia interpretazione. Sono curioso di vedere cosa ha in serbo dunque l'allenatore. Questo è l'11 della squadra ospite. Il loro piano tattico è abbastanza chiaro, semplice: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Prova l'appello importante per loro oggi dopo la sconfitta rimediata nell'ultima trasferta. Hanno perso di misura nell'ultima partita per 2-1. Credo che con qualche aggiustamento oggi possano conquistare un pareggio. Manovrano il primo pallone i Los Angeles Galaxy. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Ha un'autostrada a disposizione. Rusnak! Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Corner battuto in mezzo. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione. Davvero un bel calcio d'angolo, palla in rete dopo la battuta dalla sinistra. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. La difesa ha recuperato bene, svanisce il contropiede. Buona l'idea qui. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Sebastian Lagett, entering. Corner battuto in mezzo. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Non l'hanno sprecata. Grande libertà per lui, grande colpa per i difensori. Ha capitalizzato al meglio. Calcio d'angolo, battuto dal compagno. Tecnico che appare visibilmente rilassata a bordo campo ora. Lennon la mette in mezzo con questo pallone. Ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere.
C'è tutto in questo colpo di testa, elevazione, potenza, precisione. Nonostante il tuffo disperato del portiere, un grandissimo colpo di testa. Prosegue la loro rimonta, ora sono a un gol dal pari. Stanno dando fondo a tutte le loro energie per recuperare il risultato. Ancora un piccolo sforzo e la rimonta sarà completa. Substitution for LA Galaxy. Coming off the pitch, number 20. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Prova a calciare, conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Eccolo il fischio finale dell'arbitro, vittoria dunque per i Los Angeles Galaxy. Di poco, ma hanno portato a casa la vittoria, che è poi quello che conta, vero Stefano? Eh sì, alla fine la differenza la fanno i gol. Stefano, che ne pensi di Zlatan oggi? Ti è piaciuta la sua prestazione? È stato tra i peggiori in campo della sua squadra, svogliato, mai pericoloso in attacco. Deve ringraziare i compagni per questo successo. Risultati e classifica. È facile farsi prendere la mano in queste gare. Una partita come tante. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Propone oggi questo match così stimolante fra due delle possibili protagoniste del torneo. Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono di nuovo in vostra compagnia per seguire insieme un match che si pronuncia davvero da non perdere. Se manterranno le promesse della vigilia, ci sarà da divertirsi, Pierre. Per la sfida di oggi si affrontano San Jose Earthquakes e Los Angeles Galaxy. Due squadre impegnate oggi sentono profumo d'alta classifica, vanno a proseguire marcia verso le prime posizioni, speriamo solo che l'aria che si respira in vetta non gli dia la testa. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. L'allenatore ha optato per un 4-5-1 classico con centrocampo folto e un solo attaccante. I centrocampisti a turno dovranno dare una mano alla punta, non credo la lasceranno isolata là davanti.
Questo è l'11 della squadra ospite. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È andato sul sicuro, Pierre. Si presentano a questa sfida con grande entusiasmo dopo il successo nel precedente impegno casalingo. Hanno una condizione fisica invidiabile, come dimostra il 2-1 conquistato nell'ultima sfida, ma oggi ho l'impressione che dovranno accontentarsi di un punto. Tutto pronto, si parte. Buon possesso palla, cercando spazi. Alla palla del vantaggio. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Palla verso il centro dell'area. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Cascia! Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pierre. Palla che si è persa sul fondo, sia pure di poco. Premia la corsa sulla fascia. Palla in mezzo per Ibrahimovic. Ibra non ha sbagliato. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Era nel posto giusto al momento giusto, la spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. Comprensibile qui l'esultanza del tecnico dei Los Angeles Galaxy dopo il gol che permette alla sua squadra di condurre. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Stefano, come valuti la prestazione di Ibrahimovic in questa prima parte di gara? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Primo tempo favorevole ai Galaxy, vedremo alla fine. Palla messa in mezzo. Siani! Camara! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Occhio al movimento dei compagni. Altro tentativo. La deviazione del difensore inganna il proprio portiere. Un autogol questo che rischia di condizionare la sua partita. Non l'ha fatto certo apposta, la palla gli è rimbalzata addosso ed è finita in rete. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Palla interessante per Ibra. Una persona che sì, ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Eriksson cerca la rete, pallone che trova il palo. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto e non ha sbagliato l'impatto col pallone. Praticamente un rigore a porta vuota. Apre sulla fascia, occhio al cross verso il primo palo ed entra in rete, gol! Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. Hanno segnato sfruttando al meglio però le lacune
della difesa avversaria davvero troppo timida. La messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Prova ad andare e il pallone entra ed è gol. Da elogiare, da sottolineare l'atteggiamento di questa squadra che, nonostante il punteggio negativo, ci ha creduto e ha trovato il gol. Manca poco alla fine, ma questo gol rimette tutto in discussione. Hanno poco tempo a disposizione, ma devono provarci. Poi là, che conclusione, tiro preciso che si è insaccato sotto la traversa. Match che finisce qui. C'è delusione e sconforto per aver perso una gara alla quale teneva in maniera particolare, un vero e proprio derby, vista la rivalità fra queste due squadre. Una sconfitta che rischia di avere un impatto devastante sul loro morale. Al tecnico il compito di ricompattare l'ambiente. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha dato un contributo decisivo alla sua squadra per il successo con una splendida doppietta. Promosso! Risultati delle partite. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Un saluto da Piero Gipardo, lo Stubhub Center di Los Angeles è il teatro della sfida che sta per avere inizio. Non cambiare canale, mi raccomando. Ehi Pier, ci sono anch'io, eh? Ciao a tutti e benvenuti anche da parte mia. Tutto pronto per la sfida tra Los Angeles Galaxy e DC United. Vedremo se anche oggi gli ospiti forniranno la consueta prova di solidità in difesa come hanno fatto finora. Non a caso sono la squadra meno battuta di tutto il torneo. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Ecco la formazione della squadra di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È andato sul sicuro, Pier. Good one.
questo è l'11 della squadra ospite. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Prova l'appello importante per loro oggi dopo la sconfitta rimediata nell'ultima trasferta. Sono stati sfortunati nell'ultima partita persa di misura per 3-2. Sono fiducioso che oggi possano puntare almeno un pareggio. Gara che comincia col primo possesso per i Los Angeles Galaxy. Buon pallone filtrante. Prova la botta. Pallone che è uscito, calcio in angolo per i Los Angeles Galaxy. Cross verso il centro. Ibra! Potrebbe crossare. Alla palla del vantaggio. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pierre. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Ottimo pallone filtrante. Tutto fermo, gol annullato. C'è posizione di fuori gioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuori gioco Pierluigi. Il replay dà ragione all'assistente, era offside. Ashley Cole. Palla sulla traversa. Occhio a Ibra qui. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo Pierre, era solo questione di tempo. Stavano già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. E c'è il gol ennesimo di Zlatan Ibrahimovic. Beh, ormai le prodezze non si contano più, fortunato chi ce l'ha in squadra. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Occhio a questo lancio. Giovanni Dos Santos. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Abbiamo assistito a un primo tempo equilibrato, giocato bene da entrambe le squadre. Non c'è stata una vera e propria supremazia territoriale da parte di una delle due e questo lascia pensare a una ripresa particolarmente combattuta. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Gran dribbling! Rooney! C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Hanno avuto facilmente ragione del portiere, incolpevole in questa occasione. Aveva la porta spalancata. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Al pallone per il possibile vantaggio e la mette ed è un gol pesantissimo questo. Cronometro che scorre inesorabilmente. Devono compiere una specie di impresa per raggiungere almeno il pari. Si sono portati in vantaggio grazie a questo gol quando manca poco alla fine della gara. Guai a mollare proprio ora credendo di avere già vinto. Sarebbe il più grosso errore che potrebbero commettere. Fischio finale dell'arbitro, vittoria dunque per i Los Angeles Galaxy. Partita finisce e a casa si portano 3 punti importanti. Pesantissimi direi, hanno vinto meritatamente. Questo risultato aggiunge anche una buona spinta morale. Oggi la squadra ospite non era certamente al meglio della condizione. La difesa mi è sembrata meno concentrata del solito e la sconfitta è arrivata puntuale. Una sconfitta in trasferta può starci, non devono demoralizzarsi. Forse oggi qualche meccanismo difensivo non ha funzionato come previsto.
risultati della giornata. Buona base di partenza. Tre punti molto importanti per noi. Venivamo da una serie di risultati negativi. Questa vittoria ci darà morale per le prossime partite. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Il migliore giocatore del mese.